Prima di tutto, buongiorno, 24 novembre 2017, venerdì, siamo in procinto di vivere insieme il fine settimana e anche oggi siamo con voi a raccontarvi tutto ciò che accade a Teramo, in provincia di Teramo e anche in regione attraverso la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali e dei siti web. E oggi parte anche una nuova rubrica, oltre a quella dedicata alla cucina, grazie ad Adelaide Melles, parte anche un'altra rubrica molto interessante. Te lo dice l'avvocato. L'avvocato Anna Di Russo infatti ci darà delle pillole molto interessanti, giuridiche, che ci spiegheranno molto bene alcuni fatti anche, se vogliamo, di attualità, che insomma ci riguardano da vicino. Ma più tardi avrete modo di conoscere anche questa rubrica e avrete modo di seguire la puntata anche in compagnia del Presidente della Provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino. Ma noi cominciamo subito con la rassegna stampa dei quotidiani locali e andiamo subito a vedere il quotidiano Il Centro. Rigopiano, altri 23 indagati, questa la notizia in primo piano. Pescara, la procura mette sotto accusa l'ex prefetto Provolo e i dirigenti della regione. Ancora di spalla il Papa nomina Leuzzi, vescovo e medico. Tragedia a Pineto, bimba annegata, la madre a processo. E poi naturalmente non si può parlare dell'argomento che tiene banco ormai da tempo, la crisi in comune a Teramo. Brucchi rischia le dimissioni di massa in aula. Ma andiamo ad approfondire queste ed altre notizie. Sfogliamo il quotidiano e vediamo subito due pagine dedicate all'inchiesta sulla tragedia dell'hotel Rigopiano. Ormai è inutile anche ricordare l'argomento di cui stiamo parlando, la valanga che ha travolto il resort e in cui hanno perso la vita numerose persone. Rigopiano svolta nell'inchiesta e sono stati appunto indagati anche l'ex prefetto e altri funzionari. Morti nell'hotel scattano altri 23 avvisi di garanzia, anche l'ex prefetto di Pescara Provolo e i direttori della regione tra gli indagati. Ecco tutti i personaggi coinvolti e i loro ruoli nei vari enti, chi sono e cosa facevano in questo articolo. E ancora la denuncia chiave, indagate su quei dirigenti regionali, così ad ottobre scrivono i legali Valentini, Tatozzi e Manieri e spuntano in retroscena della carta delle valanghe fantasma. E ancora su questo argomento. Quando il geologo Iezzi scrisse del rischio le memorie di Feniello e Angelozzi. Lasciamo questo argomento e passiamo ad altro e svoltiamo pagina, andiamo direttamente alle notizie che riguardano il territorio della regione Abruzzo. Su però altri argomenti. Terremoto ed efficienza energetica, case a prova di sisma e bonus fiscali, lance a convegno, confronto tra i costruttori edili di Pescara e Chieti, partecipa il super esperto in materia Edoardo Cosenza e poi discariche, Mazzocca contro Galletti, il sottosegretario prono dossier contro il commissariamento, Marcozzi dice gravi responsabilità. Sono state infatti commissariate numerose discariche in Abruzzo, numerosissime appunto quelle che sono state commissariate in Abruzzo rispetto a tutte le altre regioni italiane ed ecco che Mazzocca appunto si rivolge al ministro Galletti. E siamo alla pagina di Teramo, il nuovo vescovo, il Papa nomina Leuzzi. Presule e medico, originario di Trani, 62 anni, ausiliare di Roma, dove è stato anche cappellano della Camera, arriverà entro 2 mesi. Il primo messaggio ai teramani: so che siete sobri e lavoriosi, custodite queste virtù. Tracceremo una nuova tappa della storia della Chiesa che è in Teramo e Atri. E poi ieri dunque il saluto del vescovo Monsignor Michele Seccia alla città. Ricordiamo che lunedì partirà alla volta del suo nuovo incarico, ma non prima della fine di gennaio arriverà Monsignor Leuzzi. E poi sempre il vescovo ha benedetto ieri 6 nuove ambulanze in servizio alla ASL, dunque soccorsi più sicuri con questi mezzi che sono considerati dei veri e propri ospedali viaggianti.
Ed ecco qui la politica, la crisi in comuni, Brucchi è pronto a cadere in consiglio. Il sindaco, mandatemi pure a casa, poi non sarete rieletti, i gattiani ci saranno, probabili le dimissioni di massa in aula. E poi l'Assemblea dei Sindaci approva il bilancio della provincia, due no e Teramo si astiene. Parleremo anche di questo argomento con il presidente della provincia, Renzo Di Sabatino, che tra poco ci raggiungerà. Ancora altre notizie dal quotidiano Il Centro, Confassociazione Osservatorio Infrastrutture Cianciotta, nuovo presidente. Partenariato con il Camerun, il comune snobba l'incontro con la città di Douala. Dicono appunto Elisa Ciapanna con una nota, ex candidata consigliera nelle elezioni comunali del 2014, e poi oggi e domani la comunità albanese celebra il giorno della bandiera. Ma proseguiamo velocemente, siamo ancora ad occuparci di un altro argomento caldo della città di Teramo, ovvero quello della gestione parcheggi. La Tercop propone un nuovo piano, garantisce al comune un risparmio di 250.000 euro e la copertura di altri servizi, ma bisogna fare subito la gara. Ancora dal quotidiano Il Centro, scuole al via interventi per 7 milioni, parte l'iter di progettazione della San Giuseppe, arrivano fondi per due asili nido e il completamento di Villa Romano. La ricerca condotta in città, angoscia, panico, insonnia tra gli studenti dopo le scosse, è stato questo l'argomento di un incontro che ha tenuto Psiche ieri all'ipogeo a Teramo. E poi siamo a Pineto, bimba annegata, processo alla mamma, è accusata di omicidio colposo insieme al bagnino, la piccola Nicole Tonuti di 5 anni morì nel giugno 2016 a Pineto. E poi un altro terribile caso di morte di un bimbo, caso Calabretta, il giudice sentirà le equipaggio del 118, si parla appunto del bimbo morto sul campo di calcio. Tordino, stanziato oltre 1 milione di finanziamento della regione per riparare i danni causati dal maltempo, e ancora tanti no alla violenza sulle donne, le iniziative in provincia in occasione della giornata internazionale sul tema. Perché appunto ricordiamo che domani, 25 novembre, verrà celebrata la giornata nazionale contro la violenza sulle donne. Sarà anche questo in qualche modo il tema della nostra rubrica che potrete seguire tra poco, te lo dice l'avvocato. Feste sacre in consiglio, la modifica al regolamento, Alba Adriatica, martedì la seduta straordinaria su un tema molto sentito in città. Il sindaco Piccioni ci ripensa, vuol concedere più giorni agli eventi di quartiere. E poi, ancora Martinsicuro, CMP, ITFR nelle mani dei giudici. Sant'Egidio, scuole senza palestra, e sempre a Sant'Egidio ritrovato, buona notizia, il giovane scomparso, era a Reggio Calabria, se n'era andato di casa volontariamente, tutto bene, quel che finisce bene. E ancora il giallo della pittrice che purtroppo, come si pensava, non è scomparsa ma è stata uccisa. Un altro testimone smentisce Santoleri. Una persona afferma che l'ha visto di aver sentito Simone litigare con una donna alle 4 del pomeriggio del 9 ottobre. Il sindaco alle TV, basta sbagli su Giulianova, in diversi programmi di informazione la città viene collocata nelle Marche. C'è troppa superficialità. Rosseto, si prepara la class action contro gli aumenti della Tari, annuncio dei rappresentanti degli operatori commerciali turistici più colpiti dalla staggata. L'iniziativa legale verrà illustrata nell'incontro pubblico di questa sera a Palazzo del Mare. A Pineto, lavori per la pista ciclabile interna, avviato il cantiere, il percorso urbano sarà lungo circa 1 chilometro, proteste per i parcheggi. E adesso siamo a vedere ciò che accade a Montesilvano, in apertura nella pagina della città abruzzese, via Lazio degrado, no stop, e parlano della grande città. Orsini sulle gravi condizioni di disagio sociale nel quartiere popolare, Pescara ignora le ordinanze del sindaco Maragno. E ancora adesso a Pescara, in 358 al pronto soccorso per pestaggi in famiglia, aggressioni in aumento da gennaio ad ottobre di quest'anno rispetto al 2016. Sono veramente notizie agghiaccianti queste che dobbiamo purtroppo ascoltare o sentire o leggere anche tramite i quotidiani. E andiamo adesso invece all'Aquila, l'inchiesta sull'istigazione al suicidio, sparito il telefonino del generale morto senza esito, le
ricerche nel boschetto di Pacentro, poi pool di investigatori in Basilicata per ricostruire i rapporti con la Total. Siamo a Chieti. Gesto d'amore al San Pio, muore a 67 anni, dona fegato, rene e corne, un paziente di Casalbordino ricoverato in animazione da sabato scorso, l'ASL, i suoi organi ridanno speranza a 5 malati. Sono questi i gesti d'amore che tutti, sperando chiaramente di non aver modo di dover fare, perché vuol dire appunto che si resta in vita, ma nel momento in cui dovesse accadere tutti dovremmo effettivamente essere pronti a donare i nostri organi per dare la vita a qualcun altro, questo perlomeno è il mio punto di vista. Ma andiamo adesso alle pagine dello sport. Pescara Serie B. Pescara La Spezia, stavolta Zeman conferma tutti, finora 15 formazioni diverse in altrettante gare, ma al picco il Boemo dovrebbe ridare fiducia all'11 di sabato scorso. E ancora, per quanto riguarda il calcio, parliamo del Teramo. Il Teramo in campo lunedì, Ilari sente aria di derby, voglio segnare alla Samb. Il centrocampista Scolano Doc accende il match, è ora di iniziare a vincere. In detta la giornata biancorossa, Assa spera di Raviera Madio, rossoblù in ritiro, ma è sempre fuori Fratangelo dalla rosa. E poi l'Avezzano su Di Curzio, ritorno è possibile, mentre per il ciclo la Nippo Vini Fantini punta sulla linea verde nel 2018. E poi il riscatto Pescara, olandesi senza scampo, UEFA Futsal Club Elite Round, questo in primo piano nella terza pagina dedicata allo sport. E poi pallacanestro Serie B, UER Ortona domani all'esame della capolista San Severo. Ed è tutto per il quotidiano Il Centro. Adesso vediamo cosa ci racconta quest'oggi Il Messaggero in primo piano, naturalmente ampio spazio alla vicenda di Rigopiano. Tra pochissimo appunto vi daremo modo di leggere tutte le notizie. Dal quotidiano Il Messaggero, vediamo subito, comunque anche il quotidiano Il Messaggero naturalmente dà ampio risalto, dicevamo, alla tragedia di Rigopiano, dà ampio spazio a tutte le vicende inerenti alla politica nel comune di Teramo, ma tra poco andremo appunto a vedere tutte le notizie. Passiamo per adesso al quotidiano La Città. In prima pagina Lorenzo Liuzzi, vescovo di Teramo, confermate le indiscrezioni del Vaticano, l'insediamento del presule avverrà entro gennaio. E poi ritardi, abusi, omissioni, Rigopiano, iscritti altri 23 indagati, prefetto compreso. E ancora Teramo, se non si dimette sarà dimissionato, occhi puntati su ciò che farà Brucchi in consiglio. Questo naturalmente in primo piano dal quotidiano La Città, ma andiamo a vedere anche le altre notizie, oltre a quelle che riguardano Rigopiano e che abbiamo approfondito sul quotidiano Il Centro. Vediamo anche tutto ciò che riguarda appunto l'ingresso in curia del nuovo vescovo e Lorenzo Liuzzi, confermate le indiscrezioni provenienti dalla Santa Sede, l'insediamento avverrà entro gennaio. Sisma, annunciati 4 progetti per le scuole danneggiate, progettazione preliminare la San Giuseppe, adeguamento per una materna, un nido e Villa Vomano. Stuprata prima delle nozze, pensate, dal fidanzato africano. Giovane Telamana scopre il tradimento e vuole annullare il matrimonio. Lui perde la testa e si scatena. Ai poliziotti il 30enne africano ha raccontato che nel suo paese la donna non può mai rifiutare il suo uomo. Se non si dimette proveranno a dimissionarlo, occhi puntati su ciò che accadrà dopo il discorso del sindaco lunedì in consiglio comunale. E allora, visto che questo è l'argomento del giorno, e io prendo sempre un po' la sprovvista ai miei tecnici che poi però mi vogliono sostenere sempre, andiamo a vedere un servizio tratto dal nostro telegiornale di ieri che riguarda proprio l'intervista realizzata con il vescovo Monsignor Michele Seccia e con il primo cittadino Maurizio Brucchi. Possiamo mandare in onda il servizio? Quelli che stiamo vivendo sono gli ultimi giorni in compagnia di Monsignor Michele Seccia. La comunità teramana è veramente dispiaciuta per questa partenza. Al suo posto verrà Monsignor Lorenzo Liuzzi, però è chiaro che la comunità la vorrebbe ancora con noi. Io ringrazio di questi sentimenti di affetto, di gratitudine che ricambio e sono i miei come sono i vostri.
e ringrazio proprio per tutta l'esperienza che ho potuto fare a Teramo, come dicevo, grazie alla vostra disponibilità. Sabato e domenica ci saranno le sue ultime celebrazioni e poi lunedì la partenza. Sì, sabato pomeriggio al Santuario di San Gabriele, proprio per offrire un'occasione a tutta la comunità diocesana. E domenica sera, proprio perché il cuore della diocesi è la cattedrale, in cattedrale a Teramo alle ore 19. Sindaco, perdiamo un pezzetto che ci appartiene. Ma direi assolutamente sì, insomma gli anni trascorsi, che poi sono tanti, della mia consigliatura accanto a Sua Eccellenza il Vescovo. Io l'ho detto anche in altre occasioni, oltre a essere stato il nostro Vescovo, la nostra guida spirituale, è stato anche una persona che è stata vicina alla città, vicina alla gente. Ha accolto le persone che chiedevano aiuto, ha accolto anche il sindaco che qualche volta è venuto dal vescovo a chiedere aiuto, a chiedere comunque consiglio, a confrontarsi su temi importanti. Qualche volta c'è stata anche qualche tiratina di orecchie e ci mancherebbe, è giusto anche questo, per cui sono d'accordo che Teramo, come dire, perde un grande vescovo. Sindaco, tuttavia Monsignor Leuzzi non arriverà, ci spiegava Monsignor Seccia, prima della fine di gennaio. La città di Teramo rischia a Natale di non avere un vescovo e di non avere un sindaco. Beh sì, altrimenti mi sarei proposto anch'io come, no, scherzo ovviamente. Questa è una cosa possibile, però mentre, diciamo, Sua Eccellenza il Vescovo, come dire, esegue, obbedisce al Papa, che ovviamente è quello che decide queste cose, e ci mancherebbe. E io il mio possibile, come dire, addio nel ruolo di sindaco dipende da qualcuno che vuole imporre la legge del più forte. Questo non è proprio nello spirito cristiano e nello spirito cattolico della nostra comunità, però anche qui si è fatto la volontà del Signore, perché poi c'è sempre un disegno divino per ognuno di noi, e il Signore, per me, visto che oggi siamo qui nella curia, avrà un suo disegno, io seguirò. Io davvero credo nel destino e credo che ognuno ha una strada segnata, e la mia sarà quella che sarà, che accetto con grande, grande, grande umiltà, perché poi nella politica, nella vita, ma nella politica bisogna essere umili, i grandeur non vanno mai da nessuna parte. Monsignor Seccia, vogliamo lanciare un saluto dai nostri microfoni all'intera comunità. In questo momento l'ascoltano i cittadini della diocesi di Teramo Atri. Bene, il saluto è un saluto anzitutto di gratitudine, ma anche un augurio, perché la città ha bisogno di progettualità, la città ha bisogno di guida, la città ha bisogno di concordia, perché, lo dico con una battuta, speranza sì, ma una speranza che cammina con le gambe degli uomini, uomini di buona volontà. Amen. Questo è il saluto di Monsignor Michele Seccia dunque alla città, che abbiamo chiesto di rivolgere proprio a voi che ci seguite ogni giorno. E andiamo avanti con altre notizie. Ultimo disperato appello per Tercop, formalizzata l'ultima proposta per salvare i 26 lavoratori delle strisce blu. E poi ancora, ecco, i 6 nuovi ospedali viaggianti, l'ASL ha presentato i nuovi mezzi specializzati che integrano la rete del 118. Poi proseguiamo con altre notizie. Ecco qui, Mazzocca critica il commissariamento delle discariche per il sottosegretario, porterà solo ad ulteriori e costosi ritardi. Anche i sindaci approvano il bilancio, Brucchi chiede un consigliere con deleghe per la città di Teramo, e come vi annunciavo cercheremo anche di approfondire questo discorso, almeno per oggi proviamo a non occuparci più di tanto delle problematiche che riguardano il comune di Teramo. Droghe e armi, gli indagati davanti al PM, gli indieci rischiano il processo, tra di loro un carabiniere e un poliziotto. La magistratura ipotizza un vasto giro di spaccio lungo la costa vibratiana. E poi il futuro dell'agricoltura nel segno dei droni, a controguerra la dimostrazione del telerilevamento e dell'elaborazione dati. Giallo della pittrice spunta una testimone, ha sentito il figlio urlare contro una donna il giorno della scomparsa della Rapposelli. Ancora la sede della protezione civile ancora ferma al palo, noi verso, in causa il sindaco che risponde, garantisco rispetto ai tempi. Bambina annegata a Torre Cerrano, rinviata a giudizio, madre Bagnino, devono rispondere di omicidio colposo per la morte di Nicole Tonutti. E poi, per i defunti rosetani disponibili solo loculi in prestito, il caso Simone Tacchetti attacca i predecessori, soldi spesi e lavori mai realizzati.
Andiamo avanti, siamo allo sport, Ilari, derby fondamentale out Fratangelo. In casa a San Benedettese esplode il putiferio dopo la sconfitta in Coppa. Il DG Gianni, qualcuno andrà via. Altri sport, domenica la tappa finale del campionato italiano di pesca sportiva e poi CSI calcio, prima frenata stagionale per la SD Muppet. Il corso cresce ancora la batteria degli arbitri di calcio a disposizione del CSI. Ed è tutto anche per il quotidiano La Città e allora adesso andiamo a vedere cosa ci propone il Messaggero. Rigopiano, i nomi eccellenti sotto accusa, nuova raffica di avvisi di garanzia per i morti nel resort. E ancora tra i vari articoli che troveremo a Sulmona, spalò la neve e sotto processo. E ancora mazzette post sisma, scatta l'arresto per un funzionario, finisce ai domiciliari il capo dell'ufficio tecnico del comune di Barisciano. Si parla di Rigopiano nella pagina appunto dedicata alla regione e poi Provolo responsabile dei ritardi, la strada del resort, le novità. Ampio spazio giustamente sull'argomento dai quotidiani locali quest'oggi. Si prosegue sull'argomento, la gioia e la rabbia non è finita, mancano due nomi, sit-in spontaneo sotto la procura dei familiari delle vittime, il grazie PM, ma adesso chi ha sbagliato deve dimettersi. Siamo alla pagina dedicata a Pescara, Viale Muzzi, un coro di no alle bici, illuminazione, parcheggi cancellati, la fermata del bus perduta, cantiere sotto Natale, negozianti contro la nuova pista ciclabile. E poi all'Aquila, funzionario assolto e arrestato nel corso della stessa giornata, tecnico del comune di Barisciano accusato di concussione per una variante. In mattinata l'uomo era stato scagionato per un abuso d'ufficio relativo ad un parco. E poi mega summit per salvare il tribunale, De Angelis, se tolgo i soldi dell'università, visti pochi iscritti a giurisprudenza e li utilizzo per la giustizia. Siamo ad Avezzano. La pagina di Chieti, spaccio alla villa comunale, trovato l'elenco dei clienti, preso un giovane, vendeva droga, era ragazzini nel cuore del centro. Spunta un foglio con i nomi e con le cifre, degrado nel salotto buono di Chieti. E poi sempre in provincia di Chieti ma a Lanciano i commercianti bloccano i lavori, protesta su Corso Bandiera, esplode la rabbia di 50 negozianti per i mancati incassi, accerchiati gli amministratori comunali. Insomma, come si suol dire, ogni mondo e paese, perché vediamo appunto commercianti in rivolta a Pescara, a Lanciano, a Teramo, lo sono stati per lungo tempo a causa dei lavori di Corso San Giorgio, quindi diciamo che le problematiche tutto sommato vanno sempre ad essere molto simili nelle varie città. Nella pagina di Teramo, felice di essere tra gente laboriosa e sobria, Monsignor Lorenzo Liuzzi sarà il nuovo vescovo, succede a Monsignor Seccia che andrà a Lecce da arcivescovo. I tempi però, ci ricorda il Messaggero, sono piuttosto lunghi, arrivo a fine gennaio, a Natale la città potrebbe non avere la massima autorità religiosa. Bambina annegata, madre bagnino a processo per omicidio colposo e poi naturalmente si parla delle vicende del comune di Teramo, PD sfiducia in aula, Brucchi dice io ci sarò, l'abbiamo ascoltato anche poc'anzi nel nostro servizio. Frana, 10 palazzi ater da abbattere a Campli e poi sempre per quanto riguarda la giudiziaria, morte di Calabretta, bisogna riascoltare i primi soccorritori, si parla parte da capo, la morte del piccolo che appunto in campo ha perso la vita. Oggi scendono in campo i super periti per quanto riguarda invece un'altra questione, la difesa, infatti ha ottenuto il sì dell'investigatore originario di Teramo Denti ed anche dell'informatico Nicotera, ma il PM Andrea Lorino ha risposto nominando Giampiero Frison, tossicologo dell'Università di Venezia. E quindi si torna ovviamente a parlare del caso Rapposelli, stamattina terza perquisizione nella Fiat 600 e poi tutti a Tolentino. E anche questa insomma una vicenda che tiene banco ormai da tempo e direi anche nelle trasmissioni televisive.
il caso Rapposelli davvero in primo piano. A Sant'Egidio per fortuna ha ritrovato il giovane scomparso, era a Reggio Emilia, e poi Giulianova in Teporto, una donna entra in consiglio dunque. Siamo alle pagine sportive, il Pescara sta arrivando del sole, questo è un grande gruppo che lavora con umiltà. Abbiamo perso un po' di tempo in avvio, ma risaliremo in vetta. Per un attaccante giovane, essere allenato da Zeman è una fortuna che non posso permettermi di sprecare. Il Teramo, la ricarica con la Samb per la svolta, vedremo appunto che cosa accadrà lunedì nella gara contro la San Benedettese. Il Pescara vince e spera, tutto facile, nella seconda giornata di Europa Futsal Cup, battuta nettamente 9-1 la squadra olandese. E ancora Fulz carica il Roseto, Sharks ce la farete. Speriamo sia terminato questo lungo, purtroppo, periodo di defiance da parte del Roseto Basket. Ed eccoci qua, lasciamo anche il quotidiano Il Messaggero. Prima di andare a dare uno sguardo ai siti web, vi vogliamo proporre la nostra nuova rubrica, Te lo dice l'avvocato. E si parte proprio oggi, venerdì 24 novembre, con una nuova rubrica, Te lo dice l'avvocato, te lo dice l'avvocato Anna Di Russo. Benvenuta. Grazie, grazie. Con l'avvocato Anna Di Russo cercheremo di approfondire numerose tematiche legate soprattutto all'attualità. Cercheremo, ecco, anche di chiarire certi aspetti che possono tornare utili nella vita quotidiana di ognuno di noi. Oggi partiamo da un argomento che in qualche modo si abbina, ahimè, molto bene con quella che è la giornata di domani, ovvero la giornata nazionale contro la violenza sulle donne. È corretto, Anna? Sì, è corretto. Domani, sabato 25 novembre, si celebra in tutto il mondo la giornata contro la violenza sulle donne, piaga sociale di questa nostra società, purtroppo. E oggi volevo parlare, spiegare così in pillole, proprio in maniera semplice e molto leggera, quello che è il reato di stalking, che è un reato che è stato introdotto nel nostro ordinamento da pochi anni. Soltanto nel 2009 il legislatore ha introdotto l'articolo 612 bis del codice penale, che prevede questa figura introducendola nei reati persecutori. Perché reati persecutori? Perché ahimè sono appunto degli atteggiamenti e dei comportamenti con i quali si perseguitano le vittime. E questo reato in che cosa consiste? In minacce, in sms, in pedinamenti che il soggetto praticamente fa nei confronti della sua vittima che ha designato. Le figure di questi stalker sono ben 5, ne individua il legislatore, comunque un po' quello che è l'esperienza anche giurisprudenziale che si è determinata sul campo. Abbiamo il risentito, cioè colui che praticamente deve vendicarsi di un torto subito, quello che può essere il bisognoso d'affetto, quindi cerca le attenzioni di un partner a tutti i costi fino al punto da diventare appunto ossessivo, oppure il corteggiatore incompetente che non sa come fare e non è capace di relazionarsi con l'altra persona e quindi raggiunge anche in questo caso dei comportamenti persecutori. E poi abbiamo le due figure del respinto, colui quindi che è stato rifiutato, soprattutto tutto questo capita, ahimè, nelle coppie, e la figura del predatore, cioè colui che vuole avere comunque rapporti sessuali con la sua vittima e cerca in tutti i modi, anzi in qualche modo si eccita, soprattutto per il fatto che la vittima subisca paura, perché il problema e il connotato dello stalking è proprio questo, cioè che la vittima soffre di ansia, di crisi di panico, di paura, ed è costretta a cambiare le proprie abitudini di vita per evitare lo stalker.
E questo è un problema effettivamente che purtroppo inizia ad essere troppo presente nella società attuale. Come si fa a riconoscere dunque uno stalker? I segnali sono tanti, perché però bisogna essere bravi a scoprirli e a capire subito. Quindi dopo già le prime 2 o 3 volte che il soggetto in qualche modo manifesta questi atteggiamenti abbastanza, tra virgolette, persecutori o che possano sembrare tali, la vittima, chiamiamola la vittima, deve allertarsi. E che cosa può fare? La prima cosa è quella di rivolgersi con una istanza, con una denuncia al questore, perché il nostro legislatore ha previsto, proprio per un effetto immediato, prima ancora della querela, di cui parleremo subito dopo, ha previsto questa possibilità di avere l'ammonimento. Quindi la persona perseguitata si rivolge al questore, il quale, fatte le proprie indagini, può ammonire il soggetto di non avvicinarsi ai luoghi di lavoro e di dimora, di vita della vittima. E questo è il primo passo. Tra l'altro, se nonostante questo avvertimento il soggetto non demorde dai suoi comportamenti, scatta immediatamente la querela d'ufficio. Quindi non c'è bisogno più che la persona perseguitata e molestata faccia una querela autonomamente. Altrimenti c'è la possibilità di andare direttamente a rivolgersi all'autorità giudiziaria con una querela che si presenta al comando dei carabinieri. Non ci dimentichiamo che comunque è un reato punito con una reclusione che va da 6 mesi a 5 anni, ed è persino previsto un aumento di pena nel caso in cui si tratti di un disabile o di una donna in gravidanza. Quindi è un reato. A tutti gli effetti bisogna quindi stare attenti, e soprattutto approfitterei anche per mandare questo messaggio. Insomma, attenzione, lo stalking è un vero e proprio reato, non è un gioco, perché a volte forse lo si prende come tale e invece no, le conseguenze per chi lo pratica sono molto gravi. Sì, sono gravi, perché può poi sfuggire di mano la situazione, perché in qualche modo si pensa passerà, smetterà, e invece poi ci si trova a dover affrontare una situazione molto più grave. Abbiamo corso un pericolo con il nostro legislatore, perché diciamo un attimino liberalizzare, oppure anche affievolire un po' il problema di questi reati, di diminuirli, lo stalking era stato inserito tra quei reati per i quali si poteva ritirare poi la querela nel caso in cui la vittima avesse ricevuto un ristoro economico. Ecco, per fortuna si sono accorti di questo errore, e proprio con l'approvazione al Senato, adesso sarà poi alla Camera per l'approvazione definitiva del maxi emendamento al DL fiscale, è stata corretto questo errore, per cui non ci sarà più questa possibilità, perché davvero sarebbe stata una beffa che solo con una riparazione economica si poteva il molestatore poteva eludere la pena. E in questo breve periodo di tempo abbiamo avuto anche una sentenza del Tribunale di Torino che, in applicazione di questa legge, ha ritirato quindi la querela, ha archiviato la querela sporta dalla vittima, anche se la vittima non aveva accettato la riparazione economica, il ristoro economico dello stalker, perché era previsto addirittura questo, che non c'era bisogno dell'accettazione da parte della persona molestata. Quindi per fortuna tutto questo adesso sì, non c'è, rientrerà. Dobbiamo invece anche ricordare che a volte lo stalking non è soltanto infastidire una persona, seppure pesantemente e ossessivamente, ma lo stalking può sfociare a volte in veri e propri maltrattamenti fisici nei confronti della donna. Sì, purtroppo poi si può passare anche a forme di violenza più gravi, e quindi maltrattamenti, minacce, percosse. Noi approfittiamo allora in questa sede, vista la concomitanza di questa giornata contro la violenza sulle donne,
per ricordare a tutte le donne che presso il comando della stazione dei Carabinieri di Teramo in Piazza del Carmine, il club Soroptimist, la sede di Teramo, ha messo su un ambiente accogliente, tecnologicamente attrezzato all'avanguardia, in cui le donne possono recarsi e sporgere la loro denuncia in un ambiente protetto, riparato, silenzioso e accogliente, soprattutto per fare la loro denuncia nei confronti del molestatore, di colui che violenta. E questo purtroppo dobbiamo anche dare una notizia, ahimè negativa, che questa stanza viene utilizzata molto spesso, più spesso di quanto noi possiamo immaginare. Però siamo contenti del fatto che almeno ci sia, vuol dire che una mano lo si dà a queste donne, anche se vorremmo chiaramente questa stanza sempre vuota, vorrebbe dire, infatti, che di queste problematiche non ce ne siano. Mi approfitto solo per ricordare che il club che è presente a Teramo si occupa proprio di poter in qualche modo, attraverso progetti, promuovere i diritti umani e l'avanzamento della condizione sociale della donna. Quindi questo progetto rientrava in un progetto a carattere nazionale, tant'è vero che sono sorte ben 90 di queste stanze. Il progetto si chiamava Una stanza tutta per sé. Benissimo. Ebbene, grazie Avvocato Anna Di Russo. Grazie a voi. È stata molto chiara il nostro avvocato nel spiegare il problema gravissimo dello stalking, proprio in occasione poi di questa giornata contro la violenza sulle donne, un argomento che cade proprio a fagiolo, come si suol dire. Prossima settimana, prima di tutto, un altro argomento che affronteremo con l'avvocato Anna Di Russo, te lo dice l'avvocato, a noi e per voi lo dice l'avvocato Anna Di Russo. Se avete qualche curiosità, qualche domanda da rivolgere all'avvocato, potete senza dubbio inviarci una mail all'indirizzo teleponte@virgilio.it e l'avvocato, certo, nella rubrica di Prima di Tutto vi darà tutte le risposte del caso. Grazie avvocato. Grazie a voi. Ed eccoci qua, e allora siamo in compagnia del nostro ospite questa mattina, il presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, buongiorno. Buongiorno. Come va intanto? Bene, bene. Tutto a posto, perfetto. E dunque si inizia insieme questa giornata, a noi fa molto piacere e ci sono tanti argomenti di cui parlare, o come si dice anche di cui sparlare, perché c'è un periodo molto acceso, turbolento direi. Allora, parliamo prima magari di politica, poi parliamo di argomenti che riguardano prettamente la provincia di Teramo, così ieri anche un giorno importante, assemblea dei sindaci per l'approvazione del bilancio, due astensioni, due no, insomma poi approfondiremo anche questo argomento, cercheremo anche di capire il no, da cosa viene da parte di questi sindaci. Comunque, insomma, Di Sabatino, lei come tutti sanno è un appartenente al gruppo del Partito Democratico che in qualche modo a livello regionale, provinciale e comunale sta vivendo un periodo non proprio, diciamo così, tranquillo. Che succede? Nulla di particolare. La differenza che c'è tra il Partito Democratico, perlomeno in Abruzzo, e gli altri partiti è che noi siamo bravissimi, diciamo, a esporre in pubblica piazza spesso quelle che sono normali dialettiche interne. Faccio un esempio: uno dei fautori del capoluogo a Pescara è il consigliere regionale Sospiri, e nonostante questo il problema tra Pescara e L'Aquila su dove debba essere portato o lasciato il capoluogo sembra essere una questione tutta del Partito Democratico, cioè il Partito Democratico dell'Aquila discute con quello, non con quello di Pescara, con alcuni esponenti di Pescara che hanno avuto delle scelte, hanno fatto delle scelte, diciamo, infelici quantomeno rispetto al tempo, e nessuno però, diciamo, dice la grande contraddizione che c'è tra quello che pensa per esempio il consigliere regionale e il sindaco dell'Aquila,
due esponenti dello stesso Partito Centrodestra. Ecco, noi siamo un pochino più bravi ad avere un atteggiamento stile Tafazzi, questo sia in regione che anche al comune di Teramo. Ecco, ma infatti fa specie che il Partito Democratico si, diciamo così, mette in primo piano, no, su delle questioni che tutto sommato, diciamo così, non lo riguardano in modo diretto, ma soprattutto diciamo che sono anche questioni non proprio interessanti in questo periodo storico. Ecco, dovrebbero essere questi argomenti da affrontare quando tutto sommato le cose vanno bene, non ci sono grandi problematiche da affrontare. Insomma, sembra anche inutile perdere tempo su questi argomenti. Io, no? Io non nego che, diciamo, questo sia vero. È anche vero però che, insomma, al netto delle difficoltà o di qualche scelta errata anche di posizione del Partito Democratico, poi bisogna vedere se sia errato o meno, però insomma il problema è solo marginalmente il Partito Democratico. Se si vuole spostare su quello, bene, ma insomma il problema vero è tutto interno al centrodestra, perlomeno qui a Teramo, insomma. Ecco, e arriviamo appunto alla situazione politica e amministrativa al comune di Teramo. È vero, come giustamente diceva lei, che la problematica è tutta interna al centrodestra, però adesso i veri protagonisti sono quelli di centrosinistra, il Partito Democratico in modo particolare, soprattutto per questo dietrofront nel giorno dell'appuntamento dall'avvocato. Un suo punto di vista in merito? Il punto di vista io l'ho espresso, sono 3 anni... che all'interno del centrodestra ci sono fibrillazioni, discussioni e litigi che di fatto oggettivamente costituiscono un freno a qualsiasi attività amministrativa. Questa è una città che ha bisogno ovviamente di un'amministrazione forte, di un'amministrazione decisa, di un'amministrazione che scelga e che abbia la possibilità di scegliere. E dopo 3 anni, obiettivamente, è un'amministrazione che sembra, insomma, lo dico anche qui in maniera oggettiva, sembra aver, diciamo, finito il suo percorso, e però per rispetto alla città bisognerebbe anche andarlo a dire in consiglio comunale. Io ho spiegato molto semplicemente che la posizione del Partito Democratico di dire, diciamo, verifichiamo questa crisi, la verifichiamo alla luce del sole in consiglio comunale, dove il sindaco avrà da dire delle cose. Chi oggi ritiene che ha terminato il suo percorso dirà le proprie posizioni, il centrosinistra dirà le sue. Se non è possibile, bene, si vada dal notaio, si vada dove si vuole, però finisce un'esperienza non di 3 anni, attenzione, finisce un'esperienza che è durata 9, 4, 15 anni, cioè che parte dalla prima giunta Chiodi, dalla giunta Chiodi alla prima giunta Brucchi, alla seconda giunta Brucchi. I protagonisti sono sempre gli stessi, più o meno con ruoli, ma sono sempre gli stessi. Quindi è chiaro che finisce bruscamente, anticipatamente, in una città che vive una situazione molto difficile a seguito del terremoto, un'esperienza. Io penso che per rispetto della città bisogna andare in consiglio comunale e dire perché è successo questo ed è successo. Quindi da questo punto di vista la questione è che il Partito Democratico fino all'ultimo ha ritenuto di dover andare in consiglio e non di andare dal notaio, dove non c'è nessuna discussione, c'è una firma, punto. Io l'ho considerata azzeccata. Se poi la discussione in consiglio non è possibile, è una sfiducia, se ci deve essere, non possa essere portata in consiglio, vabbè, allora si prenda atto e si vada, diciamo, tutti a casa in un modo che però secondo me non dà giustizia a Teramo e ai suoi cittadini. Ecco Presidente, ma dal suo punto di vista la presenza di un notaio a Teramo, di un commissario a Teramo sarebbe la soluzione giusta eventualmente? Certo, se si dovesse concludere questa esperienza di Brucchi a breve, si tornerebbe al voto molto presto, altrimenti c'è anche il serio rischio che un commissario guidi la città di Teramo per diversi mesi, anzi più di un anno. Naturalmente no, ma per una semplice ragione: io, se ci dovrà essere un commissariamento, che sia il più breve possibile, per la semplice ragione che i commissari non possono neanche fare altro che una gestione ordinaria dell'attività. È vero che a volte i commissari hanno avuto anche una funzione positiva, perché soprattutto laddove bilanci
i comunali, diciamo, non sono propriamente equilibrati, intervengono anche con diciamo, interventi sulle imposte, sulle tasse per i cittadini. Però altrettanto vero che quando si parla poi di scelte strategiche per la città, è evidente che un commissario non può prenderle. E la cosa che insomma più preoccupa è che su questa città si stanno per riversare, ovviamente dipende dalla capacità progettuale di Teramani, una serie di risorse che in passato non c'è mai stata. Penso ai 50 milioni dell'istituto zooprofilattico, ai 35 dell'ex manicomio, ai milioni per l'ADSU, al teatro romano, alla Teramo Mare, il quarto lotto, 84 milioni che non sono di Teramo ma che sono per Teramo una cosa molto importante. È evidente che la città ha necessità di un'amministrazione politica che faccia delle scelte e anche di un'amministrazione forte e che, ripeto, possa prendere le proprie decisioni. Quindi la soluzione migliore, dal suo punto di vista mi sembra di capire, sarebbe quella di tornare al voto in primavera. Sì, diciamo di ridurre al minimo il periodo di commissariamento. L'amministrazione, ripeto, se ha la possibilità di operare bene, altrimenti prende atto che l'esperienza è finita. Adesso so che è stato convocato un consiglio comunale, le forze politiche, il sindaco diranno la loro e poi tireranno le somme e prenderanno una decisione. Staremo a vedere. Prima di passare ad un altro argomento, andiamo a dare uno sguardo anche ai nostri siti web in modo tale che possiamo anche prendere spunto per qualche altro argomento di cui parlare. Intanto una buona notizia, ce la racconta Certa Stampa, le 6 nuove ambulanze della ASL che sono state benedette in Piazza Martire. Poi naturalmente si parla anche di altri argomenti come una mazzetta per una variante, arrestato un funzionario, confermato il Papa nominato Lorenzo Leone, vescovo di Teramo. E poi Berna, basta con la manfrina, Pomante rifletta appunto su quanto sta accadendo e appunto Berna dice a un certo punto: se non si dimette Brucchi mi dimetto io comunque. Quindi sembra che anche Berna abbia, voglio dire, le idee chiare, lo ha detto anche chiaramente ai nostri microfoni, quello è il percorso che seguirà. Brucchi, qualcuno vuole imporre la legge del più forte, futuro INE andrà in consiglio, potrebbero esserci dimissioni di massa. Questi gli scenari che più o meno ci saranno. Io, ripeto, ho un piccolo rammarico. In un momento in cui ci sono molti movimenti anche di riassetto delle istituzioni, penso alla provincia, a quello che dovrà diventare, penso al ragionamento che si è aperto sulle regioni, penso a quello tutto abruzzese sulla fusione di Pescara con i comuni limitrofi, io credo veramente che la politica teramana dovrebbe tutta occuparsi soprattutto di quale sarà la mission di Teramo e della sua provincia nei prossimi anni, perché fare una nuova Pescara, una grande Pescara, non è che ha effetti soltanto a Pescara, io non sono contrario, ma ha effetti su tutto il territorio regionale. Tu ne esci nel momento in cui sai qual è, diciamo, la tua vocazione. Teramo è una vocazione, secondo me, di città del sapere, anche di città della salute, perché ha avuto in passato le sue, e ha ancora le sue eccellenze in materia sanitaria. Ecco, una politica che, diciamo, sappia qual è il percorso da affrontare e dove bisogna arrivare. Io più volte ho detto che i teramani hanno un difetto, anche i politici, anche chi sta a volte nelle istituzioni, si lamentano troppo. E quando io sento, la regione Pescara centrica, ma si fa qua, si fa là, io dico: se questo è vero, io non credo che sia propriamente vero, anche se ci sono a volte delle cose che fanno arrabbiare anche me, questo dipende anche dalla capacità tua di essere autorevole, di imporre le tue opinioni.
E su questo io ho sempre detto, per esempio, che il ragionamento del capoluogo si legava al ragionamento della provincia, il quarto lotto della Teramomare è importante, una pista cicloturistica sul Tordino è importante, la valorizzazione delle stazioni. Perché dico questo? Perché una, tra virgolette, salvezza di questo territorio passa anche attraverso una maggiore integrazione tra i vari centri, la famosa città lineare pensata dai tempi di Sperandio, che da Teramo arriva fino alla costa, secondo me è una risposta intelligente anche a questo ragionamento sulla Grande Pescara. La città lineare che da Teramo passa per la Vallata del Tordino e arriva a Giulianova Roseto fa una città ampia, diffusa, ma di oltre 100.000 abitanti, che ha una valenza diversa rispetto al valore che tu oggi hai. Perché per combattere devi avere il fisico. Quindi, Presidente, lei mi sembra di capire, vorrebbe che anche a Teramo e dintorni si inizi a pensare ad una nuova Pescara, ovvero una nuova Teramo. Cioè anche qui sarebbe probabilmente il caso di unire più territori per avere più valenza a livello regionale e anche nazionale, se vogliamo. Io non credo che lo si può fare, per carità, ma non credo che di per sé la fusione di comuni abbia una così grande valenza. È quello che tu hai lì. C'è un piano di vallata, per esempio, della provincia, che valorizza i poli, e i poli per esempio stanno tutti intorno alle stazioni ferroviarie, quindi stavo parlando della Teramomare, della cicloturistica, ma per esempio un potenziamento del trasporto su ruote tra Teramo e Giulianova con la valorizzazione di poli intorno alle stazioni ferroviarie sarebbe uno di quei modi per agganciare tutti i vari comuni. Poi le altre cose possono anche andare da sé, però sì, diciamo, questa secondo me, ovviamente senza dimenticare tutto il resto, però devi cominciare a partire da un nucleo, e quella secondo me era una buona idea. Ripeto, a queste spinte che si stanno a Pescara, ma che ci stanno anche all'Aquila, perché quando l'Aquila dice che vuole essere capoluogo, lo dice perché è città della cultura, perché ha una grande tradizione, perché è una città d'arte, una città di monumenti, perché ha uno storico collegamento con Roma. I legami e le relazioni che l'Aquila ha con Roma sono a tutti i livelli, sono assolutamente forti, lo rivendica in base a questa, diciamo, vocazione. Ecco, Teramo deve cercare di trovare più la sua. Decisamente sì. Però, ecco, come giustamente diceva lei, ai teramani devono anche un po' cambiare mentalità, perché se poi si resta anche sempre fissi sul proprio orticello, e qui veramente non è neanche un orticello, ma è proprio un fazzolettino di terra, quasi un vasetto da mettere sul balcone, e allora non si va avanti, ecco, ci vorrebbe forse un po' più di apertura mentale. Va bene, andiamo a vedere Melle che ci dice, tra l'altro, che domenica notte c'è rischio neve, Presidente, così pare, secondo le previsioni meteo di Pierluigi Casalena. Torna la pioggia, ma domenica notte c'è rischio neve. Siamo pronti, sì, eventualmente? Sì, abbiamo fatto anche una riunione, ovviamente stiamo affinando tutte le operazioni, abbiamo già fatto delle ripartizioni, naturalmente siamo pronti per una nevicata normale. Speriamo non quella che abbiamo subito qualche mese fa. Hotel Rigopiano, siamo adesso su City Rumors, 23 indagati per la valanga, c'è anche l'ex prefetto, tutti i nomi, e poi tra le altre notizie, a Tortoreto avviate le procedure per ampliare il cimitero, a Giulianova morte della pittrice arriva un super perito, e poi Giulianova rottamazione delle cartelle, Fratelli d'Italia N criticano il rimpallo tra PD e Articolo 1. Questo ci dice il sito City Rumors, mentre per quanto riguarda radiogiulianova.et, arresto albanesi per estorsione dopo l'incendio di un'auto, e ancora continua la verifica dei danni causati dall'ondata di maltempo avvenuta nei giorni scorsi, e sempre
In zona Gaditinazione levato un verbale per abbandono di rifiuti mentre continuano i controlli nella zona nord di Giulianova. Il sindaco e l'assessore Ruffini dicono gli civili non pensino di farla franca. Giulianova, colpo con buco nel muro al distributore alcuni giorni fa. E poi anche il perito del caso Bossetti Iara interessato al caso Rapposelli. Queste le notizie principali di radiogiulianova.net. Dunque Presidente, parliamo anche di quanto accaduto ieri in consiglio in provincia, dove c'è stata appunto la riunione dei sindaci per la votazione del bilancio. Ci sono stati due no molto importanti, Pena Sant'Andrea e Campli. Perché no? Intanto, e poi c'è stata una nota di chi non è venuto perché ha criticato questo bilancio. Cosa è accaduto? Niente di particolare, è accaduto, a parte che Campri e Penna Sant'Andrea sono anche consiglieri provinciali e già in consiglio provinciale avevano votato contro. È assolutamente normale in una dialettica politica che chi sta all'opposizione, anche se in provincia è più sfumata, diciamo, difficilmente approva uno strumento politico della maggioranza. Ci sono stati ovviamente alcuni rilievi, alcune critiche, a mio avviso non fondate, e quindi su quella base hanno espresso un voto negativo. Devo dire che anche altri sindaci di centrodestra invece hanno dato un voto positivo. Il parere dei sindaci tra l'altro è importante, ma non è vincolante, però mi fa molto piacere che tutti i bilanci che ho presentato all'Assemblea in questi anni, sia quello preventivo che quello consultivo, hanno sempre avuto il voto della maggioranza, se non della totalità dei sindaci dell'Assemblea. E questo mi fa molto piacere perché significa intanto una solidarietà, una situazione che è davvero difficile, ma l'altra anche un riconoscimento a un lavoro che in questa provincia comunque c'è stato. Noi eravamo chiamati a liquidarle questi enti. Io, diciamo, forse la cosa di cui più vado fiero è quella di avergli ridato una dignità, perché abbiamo fatto anche tante cose. Poi certo, sappiamo benissimo che lo stato delle nostre strade non è ottimale. A tal proposito, Presidente, però, su questo argomento infatti volevo senz'altro farle qualche domanda. Dopo la morte di Mattia Lo Schiavo, lei si è sentito in dovere, insomma, di esprimere tutto il suo disappunto per lo stato delle strade in provincia, che chiaramente se non vengono riparate non è per superficialità ma sempre per mancanza di fondi. Torniamo poi sempre a quel discorso. Lei ha detto in qualche modo chiuderemo tutte le strade che non sono appunto idonee alla viabilità. Quindi la situazione adesso qual è? Cosa si pensa di fare? Io sono 3 anni che dico, guardate, non è una questione di ente, è una questione di sicurezza dei cittadini. La provincia di Teramo è quella che ha speso di più sulle strade. Io, guardi, non faccio fatica a dire, secondo me è quella che ha speso di più in Italia, perché poi sono a Roma, mi confronto con gli altri presidenti di provincia, sono a Roma spesso perché faccio parte del direttivo nazionale dell'UPI e quindi lo so. Il punto è che i miei investimenti sono investimenti legati a fondi speciali straordinari che intervengono dopo una calamità. Io ho speso 20 milioni dei fondi alluvioni 2011, 22 milioni per terremoto e maltempo, adesso spenderemo altri 14 milioni per i piani ANAS, sempre da parte della provincia, d'intesa con l'ANAS facciamo tutto noi sulle strade, altri interventi. Non abbiamo le risorse per le manutenzioni, quindi quando si dice la buca, sì, la tappi, però è tappare una buca, certo. Spesso neanche riesci. 1,7 milioni soltanto di manutenzione che ho potuto mettere quest'anno su 1630 km di strada determinano questo. Quindi quando io un anno, 2 anni, 3 anni lo dico, è perché, diciamo, mi rendo conto che c'è un problema. È il punto che in questo paese il problema sei tuo, lo dici tu, agli altri interessa poco. Quindi a volte
mi trovo anche con sindaci, con amministratori regionali, con parlamentari che ti chiedono questo o quell'altro e dici, ma insomma, il parlamentare mi dice, ma la legge di stabilità l'hai fatta tu, l'hai fatta, non è che l'ho fatta io. Quest'anno la provincia di Teramo ha avuto un taglio di 15 milioni di euro che è stato soltanto in parte ripianato da contributi speciali, perché all'inizio le province dovevano fare questa cura dimagrante e quindi si toglievano le somme, poi ci si è resi conto che si stava togliendo un po' troppo e quindi qualcosa ti hanno restituito, però il saldo negativo anche quest'anno è di 8 milioni e noi nonostante questo siamo stati una di quelle province che non è andata in affanno, a rischio collasso economico. Ci sono state 38 province in Italia che non riuscivano a chiudere il bilancio, il governo è intervenuto con un contributo aggiuntivo a cui io non ho ceduto perché il bilancio lo avevamo in equilibrio. Di queste 38, ben 22 sono a nord di Teramo, quindi le province non è che stanno male magari per mala amministrazione, perché che so, al sud si amministra peggio. Le province stanno in una situazione di questo tipo perché si è pensato un percorso e quel percorso poi non si è più portato avanti. E va bene, troveremo comunque la soluzione a tutto con un po' di pazienza sicuramente, cerchiamo di essere ottimisti. Presidente, grazie per essere stato con noi questa mattina e ci ritroveremo naturalmente presto, non mancherà occasione di conoscere tutte le novità che riguardano la provincia e naturalmente il Partito Democratico, che insomma ci dà sempre argomenti per riflettere e di discussione soprattutto. Grazie mille Presidente. Grazie a voi. Dunque adesso ci fermiamo per un solo secondo e poi torniamo insieme, perché non dimenticate che il venerdì è il giorno dedicato alle ricette della nostra Adelaide Melles. E concludiamo la settimana di Prima di Tutto in dolcezza, in compagnia della nostra Adelaide Melles. Buongiorno, bentornata, Serena, buongiorno Adelaide. A tutti. E allora, si va verso la conclusione di questa settimana. E quindi si prepara il dolcetto per la domenica, no? Assolutamente sì. Per la colazione della domenica o per la colazione di lunedì. Oggi ho pensato di portare è una ricetta veramente, guarda, semplicissima, che possono veramente fare tutti, non c'è bisogno di nessun tipo di strana strumentazione. Una ciotola e una, ma neanche una frusta, ma una forchetta, va bene? Oh, semplice, semplice. Semplice. E sono dei cookies. Oh. Cookies, vabbè, abbiamo preso dagli americani, in realtà sono dei piccoli biscottini, si chiamano cookies perché non hanno una forma definita, quindi non sono i classici biscotti. Gli ingredienti li vediamo adesso in video. Cookies ai lamponi e il cioccolato bianco, però, sì. Però. Niente male, niente male. E praticamente i lamponi ci sono ancora in giro, quindi io li ho trovati, però nel caso si può usare anche un misto, sai quello misto frutti di bosco surgelato? Ah, okay, va benissimo, sì. L'importante è che non li fate scongelare totalmente, perché in realtà nel biscotto non si devono completamente sciogliere, altrimenti diventa completamente rosso, invece è macchiato di rosso se vedi il biscottino. Però vedi Adelaide, tu già hai detto, una ricetta semplice semplice, adesso già dovete stare attenti, come scongelare. Guarda, vedi come sono carini tutti belli, sì, sì. Ma un minimo di attenzione bisogna farla, Serena, non è che le cose si fanno da sole, no? Bene, okay. Quindi semplice rispetto a quelle cose molto complesse. Certo, non vi dico prendete la planetaria, montate questo, è una cosa molto più easy, però perfetto. Un minimo di attenzione. Un minimo ci vuole, ma perché poi la nostra Adelaide mica può dare delle ricette davvero... così, sciocche. Se no che Adelaide Melles sarei. Appunto. Andiamo con gli ingredienti. Andiamo a vedere gli ingredienti, okay. Li possiamo anche leggere perfettamente in video. Vai Adelaide. Ok, 250 grammi di farina zero. Qui siamo sempre a farina zero perché abbiamo capito che la farina 00 preferiamo non usarla, quindi non andiamo con le cose troppo raffinate. Poi 125 grammi di burro e qui il burro ci vuole. Nei biscotti il burro ci vuole, in altre cose possiamo sostituirlo, ma qui ci vuole, ne mangiamo uno di meno. 125 grammi di zucchero di canna, un uovo, 50 grammi di cioccolato bianco,
80 grammi di lamponi, mezza bacca di vaniglia, non la bustina di vanillina, ma la vaniglia la vera vaniglia e propria. Anzi, no, di queste volte ve la porto, così vediamo come... Dove si vende? Perché non si vende dappertutto, credo. Al supermercato. Ah, si vende normalmente? Sì, 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 sì. Ah, perfetto. Si trova, si trova. Si vede che sono una che non fa dolci, si capisce chiaramente. Un pizzico di sale e mi sono persa, un cucchiaino di lievito per dolci e lo zucchero a velo per decorare, se volete. Infatti alcuni li ho decorati, altri no. Come si fa? Si prende una bella ciotola, si mette il burro morbido e si... con una forca, veramente deve essere... In gergo si chiama burro pomata, no? Come la pomata, proprio si chiama pomata perché deve essere quella consistenza della crema, diciamo. Ok, ma quindi conviene prendere il burro in vaschette, quello più morbido? Allora, io sul burro c'ho una mia personale filosofia, nel senso che preferisco il burro tedesco, perché il burro tedesco... Allora, noi in Italia il burro non lo usiamo, no? Noi usiamo molto l'olio extravergine d'oliva, anche al nord forse lo usano un po' di più. E il nostro burro, diciamo sinceramente, per quanto i nostri prodotti italiani sono sempre da preferire, sul burro sono un po'... perché noi non usiamo il burro proprio come grasso principale, quindi il nostro burro viene fatto da, diciamo, dalla lavorazione, viene estratto dalla lavorazione del parmigiano reggiano. Quindi, a mio parere, il burro italiano ha sempre quell'odore, un pochino di formaggio. È vero. Il burro tedesco invece viene fatto tramite centrifuga con la panna fresca, è proprio una lavorazione diversa che gli dà un profumo, hai presente i biscotti al burro? Quel profumo lì, quindi secondo me per certe determinate preparazioni, se devi fare un risotto e mantecarlo col burro, ti dico ok, il burro italiano può andare bene, ma nei dolci preferisco usare quello tedesco. Dove si trova? Nei discount. Non facciamo nomi, ma nei discount di solito hanno solo il burro tedesco, ma anche nei supermercati qualcuno ce l'ha. Quindi ecco, quello è più morbido del burro. È vero, questo ti stavo dicendo, mi sembra di ricordare che sia molto più morbido rispetto al nostro, perché quando anni e anni or sono mi cimentavo a far dolci e appunto le ricette prevedevano... Guarda che sei giovane, che anni e anni or sono, insomma. Tanti anni fa. E c'erano appunto delle ricette con il burro da, diciamo così, rendere morbido. Ricordo che era una ricetta che odiavo di più, perché per ridurre questo burro in una sorta di crema... Sì, che non lo devi sciogliere in pratica. Oh, quindi... santo cielo, ci volevano ore, perché si doveva togliere un po' prima dal frigo e poi anche schiacciandolo con la forchetta era dura. Sì, sì, no, invece il burro è più plastico, diciamo, è più morbido. Quindi usiamo quel tipo di burro, lo mescoliamo, lo mischiamo all'uovo e poi piano piano ci aggiungiamo tutto il resto degli ingredienti. Per ultimo, i lamponi, quindi stando attenti proprio a non disfarli totalmente. Dopodiché viene un impasto piuttosto morbido con un cucchiaino, quindi guarda, con un cucchiaino si prendono i mucchietti e si mettono sulla carta forno sopra una teglia. Okay. In forno 180 gradi, 13-15 minuti e sono fatti i nostri biscottini. Che belli, ai lamponi e cioccolato molto bianco. Simpatici. Per un tè, ma anche adesso viene Natale, vabbè, adesso nelle settimane che verranno proporrò anche qualcosa proprio di natalizio. Però in realtà se uno compra una scatola, no, e ci mette dentro due biscottini e li regala, secondo me è molto più bello che se si va a comprare una scatola di cioccolatini. Hai ragione, no? Hai ragione. E ci vuole veramente pochissimo a farli. Ed è anche economico. Ed è anche tutto sommato economico, perché una scatola costa poco, gli ingredienti tutto sommato sono ingredienti che ci abbiamo in cucina, zucchero, burro, farina, o se li compriamo, ne compriamo un pacco da un chilo e ne faremo tanti di biscotti. Certo. Perché con questa dose qui che vedete, di biscottini ne escono circa una trentina, quindi sono tanti, sono assolutamente tanti. Perché no? Ottima idea, anche per le mamme che magari vogliono preparare una bella merenda per i bambini. Ma sì, spesso non si ha pessimo tempo, quindi... fare delle cose per i bambini, no? Invece di andarli a comprare già fatte e farli in tempi brevi, alle mamme fa sempre piacere. Quindi... sicuramente sì. Poi sono anche buoni. Eh beh, non lo metto poi dopo in dubbio. Li assaggerai. E dopo vedrai. Li assaggio. Provarli in diretta non è proprio il massimo. No, vabbè. Diciamo. Ecco, no, vabbè. Evitiamo. Io non vedo l'ora di arrivare nel periodo prenatalizio, perché immagino che cosa combinerai tu. Vediamo, in cucina, dai, vediamo. Vediamo di preparare qualcosa di carino per Natale. Tanto ormai, voglio dire, già settimana prossima siamo a dicembre, no? Assolutamente sì. Beh, oggi è 24, tra un mese siamo alla vigilia di Natale. È vero. Quindi ci siamo davvero, dobbiamo che iniziare. Che giorno viene la vigilia di Natale? Mica sarà venerdì? Non credo. Possiamo controllare subito se il nostro Gilberto... adesso lo controlliamo subito. Se no daremo qualche idea per la...
il cenone della vigilia. Ma assolutamente sì, vediamo un po', calendario, te lo dico subito. Vediamo un po', subito, si fa per dire, perché non è semplice a volte riuscire a capire. Però siccome tra un mese, ok, 4 settimane, dicembre, aspetta, ecco, ci siamo quasi, te lo sto per dire. Allora, dunque il 24 cade di domenica. Ah, va bene. Di domenica. E quindi, per chi non avesse già fatto i conti, mi riferisco soprattutto agli impiegati, insomma, coloro che, non di certo i commercianti, perché sotto Natale lavorano veramente tanto. Dunque, il 24 è... Ragazzi, mi sto perdendo. Il 24, allora, abbiamo detto che è il domenica. Il 24 è domenica. Il 25, dunque, festa è lunedì, e il 26 è martedì. Quindi... Perfetto, penso che non poteva essere migliore questa, questa successione di noi giorni. Noi ci vediamo di il venerdì, che sarà il 22, quindi hanno tutto il tempo per il 24. Di, assolutamente, okay? Sì. Va bene. E diamo il buon Natale, siamo certo. Proprio lì. Certo. Perché poi, giustamente, c'è vacanza. C'è vacanza e poi ci si rivede. Non chiedeteci il giorno di Natale di venire a fare prima di tutto, eh? No, non si fa. Anche se l'informazione, anche da Natale, bisogna darla. Decisamente il telegiornale sì. Si deve fare il 25. Però è anche vero che il teramano, il giorno di Natale, deve mangiare il timballo. Appunto, okay. E non staci certo a guardare la TV. No, è vero. No, ma poi ci sono delle cose, secondo me, oggi non esistono più feste, anche per i commercianti, insomma, sono sempre aperti. È vero. È triste un pochino. Non si rispettano più queste cose, però vabbè. L'economia deve andare avanti in qualche modo. È pur vero che 3 giorni senza lavorare, sinceramente, potrei anche uscire di testa. Però... Sì, che fai a casa? Fai biscotti? Appunto, che faccio? I biscotti li fai per tuo figlio. Dai, ci provaci. Ci proverò sicuramente. Okay. Va bene. Va bene. Bene, Adelaide, questa ricetta naturalmente prossimamente la vedremo... A casa di Ludo. Infatti adesso corro e vado a registrare la puntata. Perfetto. Quindi... E poi dopo la rivedrete passo passo a casa di Ludo. Perfetto. Che va in onda? Che va in onda tutti i giorni alle 12.30. Brava. Su Teleponte. È preparata. Quindi, è preparata. Assolutamente sì. Ok. Bene. Adelaide, grazie mille. Ci vediamo venerdì prossimo. Buona con giornata. Una nuova ricetta. E io, salutandovi, vi ricordo anche tutti gli appuntamenti odierni, come giustamente ha sottolineato la nostra bravissima e dolcissima Adelaide Melles. Me lo metti per iscritto? Assolutamente che sono sì, lo sottoscrivo. Okay. No, perché poi mi serve. Okay. 12.30 a casa di Ludo, naturalmente alle 14, alle 19.15 i nostri telegiornali e poi appuntamento questa sera alle 21 con Dopo Tutto. Buona giornata a tutti. Buona giornata a tutti.